E i cibi afrodisiaci sono una droga innocua, purtroppo però aumenta il consumo delle droghe, quelle vere. Pensate che nel 2009, soltanto nel 2009, sono stati scoperti 24 nuovi tipi di stupefacenti. È la nuova frontiera delle cosiddette droghe etniche. Erano i primi di febbraio quando i carabinieri hanno fatto irruzione in un locale notturno alla periferia di Roma. Si stava festeggiando il Capodanno cinese e a richiesta i camerieri del locale, insieme agli alcolici, offrivano ai clienti, tutti orientali, anche una droga ancora poco conosciuta, made in China. Una droga invisibile nell'organismo, ma capace di effetti allucinogeni e dissociativi anche a distanza di giorni dall'assunzione. Sembrano cristalli di sale grosso, si chiama Keifen e altro non è che un anestetico per cavalli derivato dalla chetamina. Al di fuori della comunità cinese non si usa, è una di quelle sostanze che vengono comunemente definite nuove droghe, spesso vendute su internet per pochi euro, 2-3 euro a dose, e sono poi recapitate in forma anonima direttamente a casa dell'acquirente, una nuova frontiera che le forze dell'ordine inseguono da tempo. Inizialmente erano prodotti di origine naturale, la salvia divinorum è un esempio eclatante su questo, quindi sono prodotti di origine naturale e droghe etniche, appunto chiamate così, perché venivano utilizzate in America Latina oppure in Asia dagli sciamani, dalla medicina, dai medici alternativi. Poi il mercato si è andato rapidamente evolvendo e dalle droghe di origine naturale siamo passate a quelle di origine sintetica. I nuovi spacciatori fanno affari sfruttando l'intervallo di tempo che passa tra la vendita sul mercato di un certo tipo di sostanze non ancora illegali e la loro classificazione da parte dell'Istituto Superiore di Sanità come droghe. Il lavoro dei tossicologi procede spedito, anche se spesso fatica a tenere il passo con la velocità con cui si presentano sul mercato nuove sostanze, spesso anche solo leggermente modificate a livello molecolare. Il mercato della droga sta offrendo sostanze a più basso costo e a più alto principio attivo, come i nuovi tipi di cannabis sintetica. All'inizio era lo skunk, oggi vengono venduti anche come incenso. È il caso di Genie, un mix di erbe aromatiche in cui l'Istituto Superiore di Sanità ha appena scoperto un composto sconosciuto finora in Italia che funziona come il THC. La produzione in laboratorio di questo tipo di sostanze sintetiche rappresenta senza dubbio la nuova frontiera degli stupefacenti. I nostri dati relativi all'attività di contrasto ci dicono che probabilmente è in aumento il consumo di droghe sintetiche. Questo perché c'è un'erronea percezione, specie nelle fasce più giovanili, c'è un'erronea percezione che queste droghe non facciano male. È vero il contrario. Spesso vengono definite smart drugs, droghe intelligenti di nuova generazione, ma anche droghe naturali, vegetali, etniche, biodroghe, ecodroghe, droghe etnobotaniche e subdolamente inducono a credere che gli effetti indotti possano non essere pericolosi per la salute e per la sicurezza. Questo nuovo mercato non interferisce tuttavia con il mercato delle vecchie droghe. Cocaina ed eroina continuano ad essere spacciate e consumate e l'Italia è il secondo mercato dopo la Spagna in Europa. Lo scorso anno in Italia sono stati sequestrati 4.000 kg di cocaina. La marijuana resta la più diffusa, seguita a ruota dalle nuove droghe sintetiche, le smart drugs. Si chiamano droghe intelligenti, ma chi le consuma non lo è.